ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con i pigiami professionali. Mamma, ragazzi, oggi siamo qui per la debate challenge. Mamma mia, in tre. Occasione speciale, quindi. In tre dell'Ave Maria. Allora, adesso aspetta, spiego un attimo cosa succede praticamente così. Visto, ragazzi, che il video con te abbia piaciuto tantissimo, quest'oggi siamo qui per una debate challenge in tre in cui avremo un minuto a testa per promuovere il nostro Pokémon al gentile pubblico e conseguentemente un minuto a testa per andare invece a dissare entrambi i Pokémon avversari. E poi, come al solito, deciderete voi nel sondaggio chi sarà il migliore. Quindi non ci dilunghiamo oltre. Luke, tu sei il nostro estrattore di fiducia. Luke, sei di nuovo, cioè, quindi... c'è internet. Aspetta, con calma. 499. Andiamo a vedere 499 sarà quinta. Pignite, Luke. Pignite ha sognato a Luke, ragazzi. Questo è difficilissimo. Dai, tutto a posto. Dimmelo che ho tutto scritto. È proprio una porcata. Beh, cazzo, 670. Minchia, sei Klefki, ragazzi. Sei Klefki. Fogot. Beh, buono, dai, carino. Gogot. Ci sta. Ah, scusatemi. Passate dai loro canali in descrizione. Ovvio. Fondamentale. Gogot, ce l'ho, raga. Guarda, mi chiedo da prendere la padilate. La padilate. Allora, 666. Allora, il 666 è di Vion. Quindi chi c'era quel video, sono sicuro? Secondo me è Lit Lio, zio. L'ha pure azzeccato, Lit Lio. Lit Lio! Dunque, ragazzi, abbiamo estratto i Pokémon, le regole le conoscete. Siamo pronti, parte Luke, un minuto per difendere Pignite. 3, 2, 1, via! Pignite, è un stato intermedio, quindi della regione di Ulma. Io, insomma, non apprezzo molto questo Pokémon, possiamo dire, però mi tocca difenderlo, lo difenderò. Allora, rispetto a Ember, Pignite e Tepig sono dei Pokémon carini, poi vabbè, peggiorato Ember, ma non ci posso fare niente. Mi è stato assegnato questo Pokémon. E fuoco lotta, quindi dai, cioè non sempre sia molto odiato, non bisogna odiarlo per questa cosa, dai, un po' superficiale. Poi ha un tipo che gli starter si è visto poche volte, quindi è giusto essere... Ma non interrompere, non mi interrompa e... I 20 secondi. E niente, io non ho più niente da dire, cioè insomma, Tepig e Pignite promossi, invece tutti evoluzione, Ember meno. Dai, Pignite non c'è male, buon Pokémon. Hai 10 secondi, vuoi continuare a aggiungere qualcosa? Un saluto a casa, non so. Vabbè, comunque è stato corretto, ha detto che Ember non è granché, esatto. Però ha difeso il Pignite. Apprezziamo. Allora, ragazzi, Luke è stato scandaloso. Adesso toccherà a me qualcuno. È la prima volta, dai, concedete. Si riprenderà nel dissing, che è esperto. Ho paura. 3, 2, 1, via. Allora, innanzitutto Gogot è un Pokémon con una bella ispirazione mai visto, quindi un sesta gen che sicuramente è apprezzabile per lo spirito intelligente. Poi c'è questa bellissima unione, no? Tra la pecora, cioè il montone, e l'erba, che è un po' il suo cibo, quindi è un po' come se lui si autocibasse, no? È tipo un coso che si autofagocita. Sì, è interessantissimo. Poi vabbè, è forte, ha un buon attacco fisico ed è uno dei pochi Pokémon di tipo erba con un buon attacco fisico, quindi questa cosa non è da sottovalutare. Poi all'interno della sesta generazione è uno di quei pochi Pokémon che ha un bel design, anche se semplice. E poi una bellissima introduzione che inserisce Gogot è il fatto che puoi cavalcare, ok, Skiddo, però è Gogot è l'evoluzione, quindi è come se potessi cavalcare anche lui, no? E allora è molto interessante perché riesci a comprendere la bellezza della città di Luminopoli camminando e cavalcando questi mammiferi a quattro zampe. E poi c'è da dire che è cattivo, è poco più cattivo. Diciamo che ho usato tante parole per confondere. Esatto. Ho che cazzo sta dicendo, però va bene. Si autofagocita. Si nutre da solo, si mangia lui. Questa Luminopoli, esatto. Come se solo Luminopoli potesse girare. Dunque, ragazzi, io e Luke abbiamo dato, è stato un parto cosmico, ma adesso abbiamo Lit Lio con Fabio che ci ha detto che è carico. Quindi, Fabio, 3, 2, 1, vai. Lit Lio, iniziamo. Cos'è un Pokémon leone, ispirato al leone? Cos'è l'animale più forte di tutta la savana? In cima alla catena alimentare di questo sistema, dell'ecosistema dell'Africa. Che cazzo, dov'è l'Africa? Dov'è l'Africa? Dov'è il nord l'Africa? No, non dissiamo. Comunque, Il Re Leone è un film ispirato ai leoni, cioè quindi... Già capisci l'importanza. Hai mai visto un film su Gogot? Cioè, su Remoto? Hai mai visto il film del Remoto? Neanche sul Porto. Quindi, cioè, il Re Leone ha
Asvegna, Asvegna. No, scherzo, è fortissimo. Poi guarda, quando si evolve c'ha due forme, il vostro due forme, è andato a fanculo, guarda. Io ho detto tutto. Quanto è passato? Ho ancora 10 secondi, perfetto. Poi c'ha la cresta non va più di moda, vabbè, ma lui sta bene lo stesso. Poi nella seconda evoluzione c'ha le sfumature, cazzo, cioè si è fatto l'eyeliner. Oh. Non si chiama eyeliner. Questo è stato evocato, è stato fantastico. Remontone. Era veramente caro. Allora, ragazzi, Fabio ha miscelato apprezzamenti per il suo Pokémon e dissing già per i nostri. Ma adesso partirà il round del dissing, quello che conta. Sì. Gogot, sinceramente preferisco la sua pre-evoluzione, Skid, molto... è meglio, no, aspetta, non so che cazzo dire, sinceramente. Tanto taglierai. Questa te la mette la bimbo proprio su me. Tanto taglierai. Questa te la mette la bimbo proprio su me. Uno, vai. Allora, io parto da Litleo, che è un Pokémon ispirato a un leone, un cucciolo di leone, sì, ma da leone, ha fatto l'esempio, cioè cinematografico, quindi non mi dollo. E sinceramente per essere un Pokémon ispirato a un leone potrebbe essere fatto meglio, molto meglio, secondo me, Poi c'è cioè, liberi come storia come volete, anche voi da casa. E anche l'evoluzione, vabbè, che non c'entra niente col video, potrebbe essere fatta meglio. Mentre su Got, cioè dovrei dissarlo a quanto pare nel video, però... su Got non ho particolari espressioni negative, cioè preferisco Skid tra i due. Gogot è simpatico, cioè carino, poteva essere cavalcato, cioè che ha fatto di male Gogot? Cioè spiegatelo. Hai 20 secondi, Luke, puoi riprendere. Tutto abbastanza poco utile, sinceramente, finì l'avventura, tutto il resto. Finito, ci sta. Sembra un dissing composto. Esatto, un dissing composto. Era un grande certo dissing. Ora tocca a me, quindi qualcuno che mi regga sto timer. Devo dissare Pignite e Litleo, due Pokémon di tipo fuoco, quindi sono carico. 3, 2, 1, via. Allora, Pignite è il peggior starter mai visto. È un Pokémon maiale, non c'entra niente con il concept generale della quinta generazione. Sì. Tipo fuoco, lotta, già visto. Pokémon inutile completamente. Tepig era bello, Pignite rovina, Embar poi vabbè peggiore però dettagli. E tra l'altro poi Pignite c'ha pure dei moveset che non servono a niente, Nitro carica e poi dopo impara mosse tipo marchiatura, impara mosse fuoco speciali, inutile. Litleo invece, ai noi, è un Pokémon ispirato a un leone, poteva fare qualcosa di figo, invece ha fatto un leoncino spiracchiato, poteva fare qualcosa di bello, e invece ha questa testa tonda che sembra l'effetto di Sony Vegas quando metti il rotondo sulla faccia. Litleo è orribile, poi le due forme maschio e femmina sono insensate della sua evoluzione. Tra l'altro competitivamente scarso, è tipo fuoco normale e c'ha delle debolezze allucinanti, è un tipo di merda. Ho proprio preciso, processato proprio nel minuto profondo. Pazzesco. Ragazzi, ultimo round per questa challenge. 3, 2, 1, vai. Vai, iniziamo con Luke, Pignite. Dai. È orribilante, c'ha un corpo che fa schifo, un maiale su due piedi, non si è mai visto. Ma io con quello schifo non ci farei manco i piedi di porco. Cioè, schifo. Poi, come si chiama? Pignite, cioè maiale notturno, cosa fa? Fa schifo. Di tipo lotta si evolve in Embor. Impara fuoco lotta, cosa impara in tutti i suoi livelli? Sberle tese. È utile quanto un dito nel culo. Esatto. In una giornata afosa. Poi dai, non ne parliamo, Gogo, esatto. Per favore. Cioè, ha le foglie sopra, ma no. Che schifo. Ma manco Heidi a pascolare lo porta una capra così. Cioè, è orribilante. Almeno il mio ha due forme, ha la cresta che si illumina. Cazzo, sembrano le scarpine dei bambini. Figa, sono figli. Ce l'ha di Super 4 il mio, ce l'ha anche il capo del Team Rocket. Il tutti, cazzo, ce l'ha Gogot. Cioè, un vecchietto di merda che fa il capo palestra. Dai, che potrebbe vendere. Stop. Dunque,
comunque ragazzi, questo video particolarmente ignorante è finito. Voi nei commenti fateci sapere però quale di questi Pokémon preferiti e date delle motivazioni per il quale sono migliori degli altri. Che altro ragazzi, lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi ai loro canali, li trovate ovviamente in descrizione. Mi raccomando, la campanella e i social di tutti e tre per rimanere sempre aggiornati sulle mitiche avventure di Gigi. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.